Buongiorno e ben ritrovati sulla Nuova TV, è ripreso a far caldo sulla nostra regione dopo le piogge di maggio che per fortuna hanno rimminguato un pochino i bacini idrici della nostra regione. Sono diversi giorni ormai che le piogge sono latitanti, sono risultate molto avare in questo periodo, a parte alcune zone della Basilicata con qualche temporale, ma nel complesso le precipitazioni interessano il centro-nord dell'Italia. Infatti possiamo vedere dall'immagine satellitare su scala europea che il grosso delle perturbazioni vanno a scontrarsi proprio con le zone occidentali dell'Europa, quindi abbiamo un flusso perturbato atlantico che interessa il Portogallo, la Spagna, in genere tutte le zone occidentali europee. Invece notiamo una fascia molto ampia sull'Italia, sull'Europa centro-orientale, sgombra da nubi, a parte la nuvolosità che si nota sul centro-nord dell'Italia, è una perturbazione a carattere freddo, ma parliamo del nord della Russia, quindi che sicuramente non interessa lo scacchiere europeo. Vediamo invece dall'occhio del satellite su scala italiana, si nota una forte instabilità sul nord-est, dove quella nube molto bianca è molto accentuata, denota la presenza di forti temporali, e altra nuvolosità interessa le zone tirreniche della Sicilia e della Calabria, dove sono in atto delle piogge. Sul resto d'Italia vedete poche nubi, ma stanno aumentando, con le prossime ore andranno aumentando la formazione anche di qualche temporale, e dovrebbero arrivare delle piogge anche sulla costa tirrenica della regione. Quindi andiamo a vedere il quadro delle previsioni per la seconda parte della giornata, per la sera e per la notte. Bene, avremo una tendenza a un rasserenamento del cielo su gran parte della nostra regione, a parte le zone tirreniche, dove dicevo sarà in atto un debole peggioramento a partire dal pomeriggio sera, quando arriveranno le prime piogge che si manterranno comunque confinate sulle zone più occidentali. Andiamo a vedere la giornata di domani. Invece nella giornata di domani è previsto un certo peggioramento, ma nulla a che vedere con le forti piogge che stanno interessando e hanno interessato ieri il centro-nord. Da noi avremo solo le briciole di queste perturbazioni. Una giornata caratterizzata da una nuvolosità irregolare con delle piogge piuttosto deboli, isolate, molto molto isolate, però qua e là cadranno sul territorio, forse meno probabili sulle zone più orientali, sulle zone ioniche. Per quanto riguarda la ventilazione, domani i venti sono piuttosto sostenuti, anche i mari saranno mossi, vedete sia il Tirreno sia lo Ionio, con una ventilazione mediamente occidentale, da nord-ovest sul Materano, da ovest-sud-ovest sul Potentino, con le temperature che scenderanno di diversi gradi a causa proprio di questa ventilazione. Le minime si mantengono più o meno stazionarie, avremo intorno ai 12 gradi a Potenza e 14-15 a Matera. Per quanto riguarda le massime, una diminuzione sul lato occidentale più interessato dalla ventilazione, con 21-22 gradi a Potenza, ben 27-28 gradi a Matera, che come sapete insomma risente del fen appenninico, il vento si riscalda cadendo dall'Appennino. Andiamo a vedere la giornata di domenica, questo debole peggioramento andrà gradualmente attenuando, si interesserà ancora le zone tirreniche, dove avremo ancora la possibilità di deboli piogge. Insomma, le zone tirreniche in questo weekend saranno quelle più penalizzate, se vogliamo, dal maltempo. Sul resto della regione qualche pioggia possibile, soprattutto nelle ore centrali, non dovrebbe esserci temporali, solo delle piogge isolate, con maggiori schiarite invece sul lato orientale della regione. Le temperature domenica riprendono a salire grazie al maggior soleggiamento, e quindi avremo un aumento sia delle minime che delle massime, 14 a Potenza la minima e 18 gradi a Matera. Per quanto riguarda le massime, 23-24 gradi a Potenza, intorno ai 29 gradi a Matera, insomma valori che sono sicuramente tornano a essere superiori alle medie. Questo aumento delle temperature si mostrerà anche nei prossimi giorni, nei giorni successivi, quindi vediamo lunedì. La tendenza per lunedì che mostra bel tempo su tutta la regione, passata la coda di questa perturbazione, riprende la pressione a salire, un po' di nuvolosità nelle zone occidentali, forse del lago Negrese, della costa marateota, ma nulla di più. E questo caldo che dicevo andrà intensificandosi, lo possiamo anche notare dalla cartina degli spaghetti, dove abbiamo una breve e temporanea diminuzione, vedete gli spaghetti portano verso la norma, diciamo, rispetto alla linea rossa tra sabato e tra questo fine settimana, tra sabato e domenica mattina, poi le temperature
tornano a salire rapidamente anche in modo piuttosto brusco, vedete, si portano addirittura di 7-8 gradi al di sopra delle medie tra martedì e mercoledì. Avremo 2-3 giorni con temperature che credo supereranno anche i 32-33 gradi in molte zone della regione, con punte fino a 35 gradi nel Materano. Quindi sicuramente anche su Potenza avremo i primi 30 gradi della stagione, Matera 33-34, con valori che, come dicevo, saranno molto caldi nelle zone interne lontane dal mare. E questa però, questo aumento sarà temporaneo, perché poi intorno al 13-14 di giugno le temperature tendono di nuovo a riportarsi nelle medie, e questa tendenza a riportarsi nelle medie sarà dovuta a un debole peggioramento che poi dovrebbe intensificarsi nei giorni successivi, tant'è vero che ancora una volta gli spaghetti portano a medio e lungo termine, diciamo, una tendenza alle piogge che possiamo notare nel quadro sottostante del grafico. Quindi in linea di massima attendiamoci un breve peggioramento nel weekend, un forte riscaldamento delle temperature nella prima parte della prossima settimana, e poi dovrebbe tornare a cambiare il tempo intorno alla giornata di giovedì, quando le temperature si riporteranno nelle medie e dovrebbe tornare anche un po' di pioggia che, come dicevo, è da tanti giorni che ormai manca sulla nostra regione. Per oggi è tutto e un arrivederci sulla Nuova TV.